Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Siamo ancora qua a Sirosone, un attimo che piazzo bene la camera. Ho ricevuto un messaggio alquanto strano, molto strano, da parte di una persona che mi diceva: ma lo stai giocando veramente te? Chi cazzo lo deve giocare? Mia sorella? No, nel senso, è logico che lo so. Allora, a parte il fatto che sto gioco che io, quando io avevo guardato prima di iniziare a fare i gameplay, non c'era nessuno che lo aveva ancora fatto, almeno in italiano non ne ho visti. Poi avevo visto una clip e non ne ho trovate neanche in inglese, quindi è un po' difficile che non lo stia giocando io. Ma per dimostrartelo, come posso fare? Allora, aspetta, non posso scrivere, però scrivevo Luca di Endgames. Allora, guardate. Mi chiudo gli occhi, quindi non posso sapere. Se fosse un video già preregistrato, non posso sapere cosa faccio. Qui invece col mouse lo so. Vado a sinistra, 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 su, diagonale, sinistra, destra, giù, destra. Ok? Non ho guardato, quindi per dimostrarti che effettivamente è una mia partita. Ma di solito si vede che le partite sono tutte mie. Anzi, sono io che mi tutelo che non me le fregano, quindi, caro utente di cui non faccio il nome, vai tranquillo che i miei gameplay sono genuini. Allora, siamo qui a Zero Zone, siamo appena arrivati qui dal pianeta, quindi cosa possiamo fare? Iniziamo a andare da Long, no? Là non c'è, quindi presumo che sia nella sua, nel suo sarcofago. Tic tic tic. Tic. Ma ciao! Stan! Eccoti finalmente! Vieni, devi raccontarmi tutto! Sì, vabbè, ma potevi anche stare qui, non lo so. Aspetta, va, prima di andare a parlare con lei, già che siamo qui, andiamo a vedere il cane, come. Perché la povera baby. No. Dov'è? Non c'è. Ah, è qua. Stan, io contento a vedere tu. Finalmente sto cane è contento di vedermi. Io pensavo mi odiasse. Tu trovare Babylon? No. Tu andare a, pensavo a fare in culo, no, non c'è. Tu andare a cercare Babylon fuori, tu trovare Babylon. Io volere Babylon. Tranquillo, cagnolozzo, che te la trovo. Allora, il problema è che non so adesso cosa devo fare. Adesso diventano i casini. Allora, Ciaolon. Ho proprio creduto che non saresti mai tornato, come Babylon. Sai, non è ancora ricomparsa. Io sono morta d'angoscia, anche se sento interiormente che è viva. Ma parliamo di te, il tuo viaggio, io, lo ZX-2000. Ah, sì, ce l'ho lo ZX2000, ce l'ho, ce l'ho qua, so, guarda che bello che Geniale! L'hai riportato! Al sarebbe fiero di te. Adesso bisogna che tu fili a vedere Kyle. Ha chiamato qui diverse volte, si sta spazientendo, credo. è. Ho capito, al bunker. Mi sono fatto un po' di luce in faccia perché probabilmente è un po' buio, quindi vuole che vada da Kyle. Va bene, vado. Andiamo da Kyle. Stan, aspetta! Devo dirti qualcosa prima che tu parta. Devi dirmi. Oh, aspetta che non riesco. Dimmi. Ecco, c'è una cosa che devi sapere a proposito degli Zero Zone. Il programma messo a punto da Ale Kyle comporta una piccola falla. Merda. Noi, gli Zero Zone, possiamo concepire un figlio con un bio, ma a una condizione. È un po' delicato da Ma spiegare. dai, spiego. Noi non possiamo provare desiderio se non ascoltando una musica. Ah, ecco. Ale ha reso i nostri programmi sensibili a una canzone di Sunny Boy. Ah, ecco. Senza questa musica siamo dei cyber come gli altri. Ti affido questa musica nel caso in cui capitasse qualcosa a Sunny Boy. Ma ti chiedo un favore, non ascoltarla mai in mia presenza. Va bene, come vuoi, non la giuro solennemente che non l'ascolterò mai in tua presenza. Salva. Scusami, volevo sull'arma, no, ho capito. Vabbè, scusatemi per questo. No, mica. Scusatemi, ma perché devo fare cacate così? Scusatemi.
Ma dai, come sei. Guarda che gli strizzo la te. No, vabbè. Via. Allora, al bunker di Kyle. Questo fuori programma era meglio non farlo. Boh, saranno già 10 iscritti in meno. Allora, bunker di Kyle. Oh, salta. È inutile guardarci tutte le volte. Andalo là. Ciao. Stan, ma come? Già di ritorno? E le vacanze su io? Alle fatte delle Riposanti? vacanze. Ma vaffanculo, Bene, morto anche bando agli Sam. scherzi. Mi hai portato quel piccolo souvenir di io che ti avevo chiesto? Ce l'ho. Aspetta che non lo vedo. Va, to. Perfetto. Il tuo viaggio sarà stato fruttuoso. Non resta che impiantare lo ZX2000 nell'officina di condizionamento della Canary. Ho Minchia. modificato due o tre sistemi. Ora tocca a te. Posso andare? Ah, dimenticavo, tutti ti credono morto alla Canary. O piuttosto, tutti credono che il più grande terrorista di Vero. tutti i tempi sia morto. Quindi non devo farmi Immagina la vedere. loro faccia vedendoti. Sì. Sempre terrorista e per niente morto. Fossi in te, eviterei d'andarci quando c'è gente. E prenderei questo. Cosa? Cos'è? Munizioni. Va bene. Io vado. Qui non posso fare niente. Va bene. Quindi dobbiamo andare a impiantare sto coso. Alla Canary. Ingresso privato. Allora. Aspetta, eh. Apro e chiudo. Ok. Salva. Ok. Ce l'ho ancora? Sì. No. Scena già vista e rivista. Ci conviene anche andare. Quindi dobbiamo andare. Prima ci serve una tuta antiradiazioni perché dobbiamo andare nel locale di là contenimento. Che cazzo che l'è? Cos'è? Porca! Bastardo! Stai fermo! Bene, abbiamo già fatto scattare 1000 allarmi sparando. Ah, qua c'è sempre. Magari ci facciamo anche una capatina prima di andare via. Ah, qua. Oh. Ok. Mettilo già lì, almeno. Per dopo. Porca, che cazzo è? Mi ha spaventato. Ho cliccato avanti e mi ha sparato. Oh. Okay. Oh cazzo, qui c'è robo. Mi lascia passare. È spento. Andiamo tranquilli. Quindi presumo dover di nuovo attivare quello. Non ne sono sicurissimo. Apriamolo. 6. Prima abbiamo fatto 6. Niente. Ancora 6. Niente. 6. Niente. Oh, ho detto 6. Che faccia di merda. 4. Ah, come. Vedi? Basta andare a caso e prima o poi lo becchi. Basterebbe farsi magari i calcoli di cosa bisogna fare, ma. Si può passare di qua? Sì. Di qua. Ok. Eccolo qua. Piazzalo. Dovrò fare altro? A me ha detto solo di venire a piazzarlo. Non mi ha detto di fare altro. Cosa vuoi che faccio? Qui non mi interessa. Andiamo via. Mi è inutile fare qualsiasi cosa, mi è inutile. Andiamo via. A me hanno detto di piazzare quello e io quello l'ho piazzato. Oh merda! Stop! Lei deve restare. Ah, solo la tuta, prendila, non me ne frega niente. Ok, passa lì. Ok.
prendi il portacipria e andiamo nell'ufficio di Mutron. Magari non serve a niente, però hanno rafforzato la sicurezza, comunque. Questo. Attenzione capo, zona rilevare energia biocalda. E non ce l'ho? Sì che ce l'ho. Mi fai i soliti allarmi del cavolo. Vediamo un po' se c'è qualcosa di nuovo. Sì. Oh, una foto di Babylon. Maledetti. Paesaggio rappresentante un circo. Va bene. Ok. Oh, quindi ho l'indizio sul circo. Quindi Babylon si trova in un circo, direi. Bom, torniamo da Kyle. E andiamo a dire, uè, vedi che è tutto fatto. Sì. E andiamo a dire, guarda che l'ho piazzato. Tieni Stan, ci vediamo. Tieni. Torna più tardi, ho da lavorare. Cosa tieni? Tieni cosa? Non mi hai dato niente. Mi fa tieni Stan. No, davvero, non ho tempo. Oh, ok, mi hai detto tieni Stan. Tieni Stan cosa? Vabbè, ciao. Tieni Stan. Vabbè, non ha tempo. Io direi salto al Night Allop. E vi spiego anche perché. Perché il poliziotto l'ultima volta l'abbiamo beccato qua. Sai che salvare? No, non c'è. Sì, è là. C'è. Il nostro poliziotto di fiducia. Ah già, ma adesso anche per lui siamo morti. Buongiorno. Tu volere bere? No. Siamo sicuri? Stengon? No, impossibile. Lei non può essere Stengonzo. Sì. Ho assistito con i miei occhi alla sua autopsia circa 6 mesi fa. Ma se era un po'. Eppure è stupefacente come lei gli assomigli. O lei è il suo sosia, o io ho un po' abusato dei cocktail del capo. Ah, non ci crede? Non insista, non so chi sia lei. D'accordo, lei assomiglia a Stengonzo, ma lui è morto. A meno che. Lei ha un documento d'identità? Ho lascia passare. E lei chiama questa una prova? Sì. La smetta di prendersi gioco di me o la schiaffo dentro. Oh, madonna, stai tranquillo, cosa ti do? Il dossier, ce l'avevamo solo noi. Io non posso crederci. Non ci capisco più niente in questa storia. Ok, lei è Stengonzo. Ma allora io sono capitato sul più gran colpo della mia carriera, Matt Mutron. Sono disposto a giocarmi la pensione per un colpo simile. Lei ha nuovi indizi? Io sto cercando questa bambina. Mm-hmm. Cos'altro? Ho una foto di questo. Mi lasci il tempo di indagare e ci rivedremo ben presto, sempre qui, al Nyctalop, come al solito. Fra qualche giorno annuncerò la sua resurrezione al mondo. Lei potrà riprendere le sue funzioni alla Canary. Ma aspetti il mio segnale prima di andare laggiù. Ok. Mi dai da bere che gli portiamo da bere alla ragazza? Ci dovrebbe essere. Di solito c'è sempre. Eccola qua. Ciao! Uno spettro! Hai visto? È Sunny Boy! È venuto ad annunciare il suo concerto in diretta alla televisione. Là, io sono invitata. Geniale, no? Vuoi venire? Certo che voglio venire. Beh, se ti attrae. Ci troviamo domani alla TBT, ok? Adesso scusami, ma cerco di acciuffare un autografo. Ciao, a domani! Ciao. Ma non lo bevi sto cocktail? Mi tocca berlo a me. Vabbè. Ok. Non so più cosa fare. Quindi lui ha detto che se ne occupa. Non ho.
cellulare. Da Kyle per Stan, ho bisogno di Lon. Dille di passare urgentemente. Andiamo da Lon. Appartamento. Non ho idea di quanto verrà lungo questo, ma è perché non abbiamo ancora combinato niente. Ma qui non serve più niente, ormai mi riconosce. Ma sto coso? Buongiorno Stan, io contento di vedere tu. Tu volere bere? Ma se mi dai un goccino? Ma no! No, se devo pagare no. Vada via qui, va. Mi ha anche insultato. Là non c'è, sempre nella sua cripta malefica. Lon, ma che cazzo ti vai a buttare sempre qua dentro? Stan, allora, novità. Ancora nessuna traccia di Babylon? No. Sono così preoccupata che i miei sistemi hanno bisogno di essere rigenerati due volte in più rispetto a prima. È sempre lì dentro per quello. Ascolta, mi è arrivato un messaggino. Molto bene. Raggiungerò Kyle fra poco. Ma prima voglio ottimizzare le mie connessioni. Ok. Ottimizzale. E noi andiamo... Allora, aspetta, dove cacchio andiamo? Alla TBT. Recrudescenza dell'affare Stan Gonzo. Colui che era stato soprannominato la stampa terrorista, vittima di una spada, che è condotta dalla gente di Stan Gonzo non è mai stato un criminale. Dovrebbe essere dunque a riprendere nei prossimi giorni. Quindi lo sanno. Quindi potrei anche tornare alla Canary. Allora, io non so bene. No, ma abbiamo fatto un cacchio. Andiamo almeno alla TBT, perché non ho ancora fatto niente. Non posso finire una puntata così, non c'è stato quasi nulla. Guarda qua. Ciao. E qua Sunny Boy, che cosa sta cantando? Sunny Boy è sparito. Puff, evaporato, volato via, partito. Sono convinta che sia stato rapito. Ale, Sunny Boy non farebbe niente di simile al suo Mutron. Pubblico. Vive solo per i suoi fan. Sa che io sono vivo adesso. E quindi? Tu lo ritroverai, vero? Col tuo compare della polizia. Va bene. Ok, bene, colpo di scena. È sparito anche Sunny Boy. Oddio, non so cosa fare. Cosa abbiamo da fare? Allora, TBT, Canary, bunker di Kyle, Nightalop, appartamento. Andiamo al bunker. Abbiamo mandato Lon. Lon sarà arrivata, no? Oh, porca puttana vacca. Minchia, ma Mutron è proprio un figlio di puttana. C'è niente. No. Ho un disco di riavviamento e il programma. C'è qualcos'altro? No. Qui cosa c'è? Fermata d'emergenza. Ah, qua non devo sbagliare a mettere i dischi. Allora, sì, perché praticamente Lon attualmente è dentro il macchinario. Quindi una fermata d'emergenza e poi un riavviamento. Stan, è atroce. Non ho potuto far niente. Ho visto tutto senza potermi muovere. Non potevo scollegarmi. L'hanno ucciso sotto i miei occhi. Era orribile. Kyle aveva terminato le ultime regolazioni. Era 8. Sul punto di connettermi allo ZX-2000 quando sono arrivati. Erano in 5. Minchia. Mutron ha mandato 5 dei suoi uomini per ucciderne uno solo. Alla facciazza d'un cazzo. Adesso tocca a te connettermi. Devi scoprire come funzionano i computer. Bene. Oddio, un attimo. Salva. Ok, e direi che si fa alla prossima puntata. Alla prossima puntata ci proviamo. Quindi un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. E alla prossima dobbiamo craccare Lon. Quindi ciao a tutti.